Salve a tutti e bentornati sul canale delle Perle di Vale. Oggi nuovo video sulla Curio e vi fa due, scusate, e vi faccio vedere come fa l'embossing. Mi è arrivato il tappetino e le due punte. Io ho fatto già diverse prove e devo dire che mi piace tantissimo. Io oggi vi voglio fare vedere due tipi. Una livellatura e una a rilievo. Non farò un vero progetto, ma mi baserò solo sul funzionamento di queste due lame e del risultato, che è bellissimo. Allora, partiamo. Noi possiamo fare sia un disegno che un nome, io o una parola. Io per farvi vedere farò il mio nome. Possiamo lasciarlo in questo modo e l'embossing o la livellatura verrà fatta solo ed esclusivamente nelle linee. Oppure possiamo riempirla. Come si fa a riempirla? Io ho il mio metodo e andiamo su quest'icona qua e qui vedete. Io ho messo rilievo, qui vedete, abbiamo diverse forme. Io seleziono e metto questa forma qua. Come vedete, così con la griglia non va bene, quindi dobbiamo fare il riempimento. E quindi, come fare? Portiamo questo tutto indietro e è 0,010 e così abbiamo riempito il font in modo che la Curio vada a imbossare tutto e non solo le linee. Ora, se andiamo in invia, vedete, andiamo sul carrello 1, lo possiamo chiudere, andiamo sul carrello 2 e qui io ho autorilievo, rilievo sottile. In questo caso io ho messo il largo. Poi, selezionando, facciamo rilievo. Qui dobbiamo mettere la nostra impostazione. Come vedete, io l'ho già fatta. Vedete? Embossing 1 e 2. Uno è l'embossing a tutto e poi ho fatto livellatura, che è l'altra opzione che fa. Quindi ora dobbiamo fare embossing. Come dobbiamo fare? Vi ho già spiegato in un altro video come fare le nostre settaggi, diciamo salvare i nostri settaggi. Quindi si fa su questa, si clicca qua, si fa aggiungi nuovo materiale, qui possiamo, diamo il nome al nuovo materiale, scegliamo Curio 2. E andiamo nel carrello 2 perché abbiamo la nostra punta nel carrello 2. Da qui mettiamo goffatura, questa si può eliminare e qui dobbiamo agire su questi parametri qua. Prima di tutto io ho messo un'altezza pen up di 57-58 perché più alta è l'altezza pen, più fa l'embossing. Poi possiamo mettere la forza, possiamo aggiungere un po' di forza e l'accelerazione anche. Per il resto io lascerei tutto così come vedete. Io ora non salvo perché ho già diversi settaggi. Quindi ora chiudo, io metto il mio settaggio che è Embossing 2. Uno l'ho fatto più per fare delle prove, ho fatto meno alta la penna e più alta la penna. Detto questo, dobbiamo dare invia alla macchina e vedrete, poi vi faccio vedere come embossing, quindi ci vediamo dall'altra parte. Ok, allora, ora vi faccio vedere le due punte. Guardate, queste sono le due punte, una sottile e una più grossa, una è più azzurro più scuro e una un po' più chiara. Allora, quella più chiara è la più sottile e quella più azzurra è più grossa. Vedete? Questo è il tappetino.
da una parte più, diciamo, in rialzo, più gommosa. Ora vi faccio vedere, io ho già fatto le mie prove, vedete qui, vedete, è un po' più alta. Allora, come ho detto, ho fatto vedere nel video, facciamo la scritta con diciamo, la scritta piena e userò la punta più grossa. Ok? E andrò a inserirla nell'apposito spazio 2 in questo modo. Ok? Ora io prendo il mio tappetino, quindi andiamo nel nostro pannello qua e mettiamo, accendiamo la spia, questa spia qui, e andiamo a dare il tempo. Vedete che adesso non si muove più il tappetino perché con la pressione l'ha attaccato alla macchina. Ok? Ora io andrò a fare in questo cartoncino, che è sempre quello che ha Simone nel sito, lo vado a posizionare qua. Scusate. Ok, andrò a posizionare qua. Lo attacco bene per togliere l'aria. Ok, ora vi faccio vedere come va dando invia dal software. Vi ricordate che poi vi apre la finestrella. Ora vi faccio vedere, senza ritornare dall'altra parte, vi faccio vedere in questo modo se lo vedete. Scusate. Ora sediamo, io metto un po' più qua. Allora, qui abbiamo detto che metteremo il livello bordo in rilievo, e siccome abbiamo fatto già tutte le impostazioni, basta dare invia da qua sotto e qua si apre la solita finestrella che qui ci chiede di mettere il letto elettrostatico che abbiamo messo, e il tappetino. Qui mi dice di caricare lo strumento largo, infatti l'abbiamo creato, l'abbiamo messo, e in più abbiamo rilevamento automatico dello spessore. Qui c'è disattiva se lo clicchiamo, diventa, si è disattivato. Io invece voglio farlo attiva e faccio invia. Ora vi faccio vedere qui la nostra punta che inizia a lavorare. La macchina ha finito, ora vi faccio vedere il risultato. Guardate, questo è il risultato. Questo lo abbiamo fatto, se vi ricordate, con l'altezza penna, mi sembra 50-52. Adesso vi faccio vedere come fare con un'altezza più bassa. Facciamo le due verifiche di come può venire. Ok, ora rimettiamo il tappetino che mi si è spostato. Ok, vedete? Ho acceso vedete qua, è più accesa, vuol dire comunque che il tappetino ora è stabile. Ora vi faccio vedere dal computer.
come mettiamo la spaziatura dal con la penna, dalla penna al materiale. Ok, ora vi ho fatto vedere con la penna molto più vicina, molto più lontana. Ora proviamo a fare, facciamo un'altra, aggiungiamo un'altra opzione, materiale 3, e lo rinominiamo embossing. Se abbiamo fatto 3, facciamo 2, facciamo 3, ok? Ora diamo la curio, carrello 2, mi raccomando, segnate sempre, andiamo nel più, facciamo aggiungi attività goffrato, questa la possiamo eliminare. E se vi ricordate, ecco, questa azione qua, pen up, aveva messo più di 50, mi sembra. Adesso proviamo a farla più bassa e vediamo il risultato. L'abbiamo messo su un 43 e facciamo salva. Quindi ora andiamo, vedete c'è embossing 3, chiudiamo qua, andiamo sempre su rilievo, e deve essere sempre segnato su rilievo, e facciamo embossing 3, andiamo a scorrere, embossing 3, e ora non vi faccio vedere partire la macchina perché vi faccio vedere il risultato. Quindi se do invia, faccio invia, mi raccomando, sempre nel carrello 2. Adesso la macchina è partita, poi vi faccio vedere il risultato finale. Vi faccio vedere la differenza con una penna altezza alta e una bassa. Guardate, questa è quella più bassa, vedete che si vede meno, quindi vuol dire che più alziamo il numero della penna più incide. Diciamo che questa, quando abbiamo un materiale sottile come il vellum o come un cartoncino molto più sottile, possiamo mettere una diciamo un numero un po' più basso, mentre invece quando il cartoncino è grosso, più è spesso, più dobbiamo alzare l'altezza tra il materiale e alzare il numero. Come vedete qui avevamo fatto più di 50 e qui 40. Ora vi voglio fare vedere come fare la livellatura. Non vi sto a rifare vedere tutto il procedimento, vi faccio vedere dall'altra parte del software come mettere e poi procederò con la macchina e vi farò vedere il risultato. Bene, ora che vi ho fatto vedere il rilievo, proviamo a fare la livellatura. Quindi dobbiamo sempre ritornare in disegno, vedete qui se c'è rilievo dobbiamo cliccare quest'altra finestrella, e qui dice appunto: per la livellatura posizioni il materiale a faccia in su sul tappetino della curio. Quindi vuol dire che verrà diciamo come se fosse che avessero fatto un'incisione, diciamo. Quindi dobbiamo mettere così un'altra opzione, andiamo su invia, mettiamo sempre cartoncino liscio, io ho sempre questo, facciamo aggiungere un nuovo tipo di materiale, lasciamo il cartoncino, e io qui lo rinomino livellatura, scusate, livellatura, ok, facciamo nella curio, mettiamo carrello 2, mettiamo nel carrello 2 e mettiamo dal più aggiungi attività goffrato, questo lo rimuovo, e vediamo lo stesso discorso di prima. Quindi vogliamo più
o meno, quindi dobbiamo agire sull'altezza pin up. Mettiamo questo 57. Velocità, forse mettiamo un po' di più perché così va più in fretta. Passi 1, accelerazione, mettiamo anche qui 2 e facciamo salva. Quest'altra le lasciamo così, facciamo salva e ora vi faccio vedere, chiudiamo qui, mettiamo livellatura, vedete? E andiamo a dare invia, non vi faccio vedere sempre come faccio con la Curio, ma vi faccio vedere il risultato finale. Ok? Quindi mettiamo un po' più in qua e ricordiamoci sempre che qui deve essere in rilievo e diamo invia. Qui la solita finestrella, facciamo invia e dopo vi farò vedere a lavoro terminato il risultato. Ok, la macchina è finita, adesso vi faccio vedere. Vedete? Questa è in livellatura, a differenza di questa che invece è in rilievo. È logico, più mettete alto il valore, più vi marca. Bene, io spero di essere stata abbastanza chiara e quest'altra volta vi farò il video di come fare l'embossing soltanto le linee, ma comunque è semplicissimo. Comunque spero di essere stata abbastanza chiara e se il video vi è piaciuto mettete pollice in su. Vi ricordo di andare nel sito di Simone www.creativamenteplotter.it per vedere tutti i nuovi accessori che sono arrivati. E niente, che altro? Io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!